c'è poi il fenomeno delle suggestioni post-ipnotiche. La sua comprensione può aiutare a capire il meccanismo fondamentale della pazzia. Le azioni in entrambe le circostanze non sono identiche, ma in sostanza sono abbastanza simili. Si pone la persona in trance ipnotica tramite le normali tecniche di ipnotismo o tramite qualche droga o farmaco ipnotico. L'operatore magari gli dice: quando ti sveglierai, dovrai fare una cosa. Ogni volta che mi toccherò la cravatta, ti toglierai il cappotto. Quando la lascerò andare, te lo rimetterai. Ora dimenticherai che ti ho detto di farlo. A questo punto il soggetto viene svegliato, non è consapevole in modo cosciente del comando. Se gli venisse detto che gli è stato dato un ordine mentre dormiva, non accetterebbe l'idea o si stringerebbe nelle spalle, ma non lo saprebbe. L'operatore quindi si tocca la cravatta. Il soggetto allora fa qualche commento sul fatto che fa troppo caldo e si toglie il cappotto. L'operatore poi lascia andare la cravatta. Il soggetto osserva che adesso ha freddo e si rimette il cappotto. L'operatore si tocca di nuovo la cravatta. Il soggetto comincia magari a spiegare che ha ritirato il cappotto dal sarto e con un lungo discorso spiega infine perché se lo sta togliendo, magari per controllare che l'orlo sia stato ben cucito. L'operatore quindi lascia andare la cravatta e il soggetto dice di essere soddisfatto del lavoro del sarto e si rimette il cappotto. L'operatore può toccarsi la cravatta molte volte, provocando ogni volta l'azione nel soggetto. Alla fine può darsi che il soggetto si renda conto, dalle espressioni della gente, che c'è qualcosa che non va. Non sa che cosa sia. Non sa neanche che il tocco della cravatta è il segnale che gli fa togliere il cappotto. Comincia a sentirsi a disagio. Può darsi che trovi difetti nell'aspetto dell'operatore e cominci a criticare i suoi vestiti. Ancora non sa che la cravatta è un segnale. Continuerà a reagire e a restare all'oscuro del fatto che, per qualche strana ragione, deve togliersi il cappotto. Tutto ciò che sa è che si sente a disagio col cappotto addosso ogni volta che la cravatta viene toccata e a disagio senza cappotto ogni volta che la cravatta viene lasciata andare. Queste varie azioni sono molto importanti per comprendere la mente reattiva. L'ipnotismo è uno strumento da laboratorio. Non viene usato nella terapia di Dianetics, ma è servito come strumento per esaminare la mente e scoprirne le reazioni. Esiste qualche porzione della mente che non è in contatto con la coscienza, ma che contiene dati. Fu la ricerca di questa parte della mente che ci condusse alla soluzione del problema della pazzia, delle malattie psicosomatiche e di altre aberrazioni.